Eravate curiosi? Io tantissimo, perché la quarta generazione di Toyota Yaris è uno dei progetti più nuovi che si siano visti di recente all'interno di questo segmento. Non è nemmeno parente della generazione precedente, e ho fatto anche la rima, e oggi ho deciso di farvela vedere in 10 punti per andare a scoprire tutte le novità. Iniziamo! Numero 1. La batteria, che possiamo definire come la novità più sostanziosa perché rispetto al vecchio modello non c'è più l'unità con la tecnologia al nickel, metallo e idruro, ma è arrivata una più moderna e redditizia batteria di tipo ionilitio che pesa il 20% in meno, visto che passa da 120 a 48 celle, ed è in grado di gestire meglio l'energia in entrata e in uscita. Anzi, vi dirò di più, rispettivamente il flusso di corrente migliora del 100% nel primo caso e del 50% nel secondo caso. Dove è alloggiata? La troviamo qui, in questa parte del telaio, sotto il divanetto posteriore. È vero, porta via un po' di spazio, ma rispetto a prima sicuramente si riesce a sfruttare molto meglio questa zona dell'abitacolo. Numero 2, il motore. E con lui mi verrebbe da dire che cambia letteralmente musica, perché adesso abbiamo un'unità 1005, 3 cilindri, tutta in alluminio. Tra l'altro, guardate, è pregevole poter ammirare il tutto anche da qui a livello di costruzione, quindi di materiali. È del 20% più efficiente rispetto a prima e da solo produce 91 cavalli e 120 newton per metro di coppia. Vi dico solo che l'efficienza termica raggiunge il 40%, che è una cifra, anzi un valore altissimo per questo genere di propulsore, e la parte elettrica, quella collegata alle ruote, riesce a fornire altri 80 cavalli e 141 newton metro di coppia, che poi vanno sommati nella potenza complessiva, che vi dico tra pochissimo. Si raggiunge in solo elettrico, questo ci tengo però a sottolinearlo, si raggiungono i 130 km orari, un dato davvero niente male. La potenza totale quindi arriva a 116 cavalli e il tutto è gestito dalle CVT, che è un po' il marchio di fabbrica di ogni Toyota ibrida, se vogliamo. Ci sarà anche un 1000 non ibrido, ovviamente, da 72 cavalli e 93 newton per metro di coppia, che sarà abbinato però ad un cambio manuale a 5 marce. Numero 3, la nuova piattaforma. Eh sì, perché con la Yaris debutta la TNGA-B e con lei arriviamo ad avere oltre il 90% dei modelli Toyota costruiti su questa base, che subisce modifiche da auto ad auto. Ad esempio sulla Corolla c'è la TNGA però in variante C, sulla RAV4 la troviamo in variante K e eventualmente poi potrebbero esserci anche altre evoluzioni, perché no. La cosa importante è che si tratta di qualcosa di completamente nuovo rispetto a prima, visto che il passo cresce di 5 cm, l'auto è più bassa di 4 cm ed è anche più larga di 5 cm, oltre al fatto che a beneficiare di tutto questo è ovviamente la posizione di guida, che adesso è più bassa di 2 cm. In totale il baricentro scende di 12 mm e la scocca rispetto a prima, il telaio, è più rigido del 37%, un valore direi assolutamente niente male, che sicuramente può contribuire a donare delle ottime doti di guida a questa vettura, come andremo a vedere tra pochissimo. Numero 4, design, stile. Nel frattempo, come vedete, abbiamo anche cambiato posizione perché il gentilissimo cocchiere ci ha sfrattato senza troppi complimenti, ma va bene. Allora, sembra direi arrivare da un altro pianeta rispetto alla generazione precedente, e in generale l'impressione è proprio quella di una piccola navicella spaziale. Mi piacciono alcuni tocchi estetici, come questa finitura per il fascione anteriore, non so se riuscite a vederla, finitura che troviamo anche qui sopra il faro anteriore, ma mi piacciono molto questi tratti morbidi, e dal vivo si apprezzano le proporzioni e il lavoro dei designer sul corpo vettura, con questi rigonfiamenti, con queste innervature non troppo pronunciate, possiamo dire. E su questo allestimento, che si chiama Premiere, è una sorta di full optional, abbiamo i cerchi più grandi, anche questi bicolor da 17 pollici, e i fari full LED che vi ho fatto vedere prima, che però sono di serie. Il vantaggio è che sono di serie su tutte le versioni, esclusa la prima, la Active. Anche gli interni sono tutti nuovi, adesso ve li faccio vedere. Vediamo anche l'ingresso, direi molto molto
agevole, c'è tutto lo spazio anche che mi serve per la testa, ve lo ricordo, sono alto 1,80 m. Anche qui, diciamo, design all'insegna di tratti molto morbidi e delicati, materiali che, beh, qui sono un po' più duri, non del tutto premium. Qui abbiamo un soft touch che restituisce un altro feedback totalmente, piccoli spazi, queste furbatine possiamo chiamarle, per sistemare le nostre cose, magari degli oggetti di cui abbiamo più bisogno. E altri materiali sono questo cartone pressato che, come vedete, è qui nelle portiere, un materiale più in linea direi con la filosofia green della casa, anche questo non troppo premium, ma comunque diciamo restituisce un buon feedback sicuramente quanto ad assemblaggio. Forse questa, diciamo, è la plastica, nonostante sia interessante dal punto di vista estetico, è anche abbastanza comodo per aprire e chiudere lo sportello. Direi che non è questo il materiale che restituisce il miglior feedback, ma in generale parecchia solidità, anche se provo a molestare il tunnel centrale oltremodo, direi va bene. Ottimo il clima ancora con tutti i comandi fisici e come vedete abbiamo il sistema di infotainment di cui andiamo a parlare tra pochissimo. Numero 5, dimensioni, spazio e siamo al giro di boa. Le misure della Yaris infatti sono tra le più contenute del segmento e più nello specifico parliamo di 3,94 m di lunghezza, 1,74 m di larghezza e a vuoto il peso per questa versione si ferma pochissimissimo sopra i 1000 kg. Molto compatta dunque, il che è sicuramente un vantaggio in città, ma domandona a bagagliaio: come siamo messi? Vediamo un po'. Allora, qui dentro ci sono 286 litri e anche qui perdiamo un po' di terreno rispetto al resto della concorrenza europea, se vogliamo, perché comunque oggi questo segmento riesce tranquillamente a raggiungere e superare i 300 litri, ma direi che lo spazio è organizzato bene. Questo è un trolley da cabina, riesce a starci senza problema, c'è spazio anche per sicuramente un altro paio. E se parliamo ad esempio di borse morbide, ci possiamo mettere dentro davvero tutto quello che serve per quattro persone. Il portellone, tra l'altro, è molto molto leggero, si chiude veramente con un niente. E adesso invece vi porto anche a vedere come si sta dietro. Il sedile è impostato sulla mia altezza, quindi 1,80 m. Devo dire che è un po', come vedete, stretto, forse l'apertura della porta non è troppo generosa, ma comunque si riesce a entrare. Io sono alto 1,80 m, ve lo ricordo, quindi sfioro a malapena con i capelli. Ok, ci siamo. Spazio per le ginocchia, avanza qualcosa, si riesce a respirare. Curioso che ci sia una tasca sola, è nello schienale del sedile del passeggero. Per quanto riguarda i materiali, direi bene, per i sedili abbiamo anche degli inserti in pelle per i poggiatesta e le parti laterali. Qui ancora cartone pressato, questa plastica che forse, ecco, anche all'anteriore non fa proprio impazzire, ma quello che mi piace è la sagomatura dello schienale che, come vedete, è un po' concava, in questo senso riesce ad offrire un buon supporto e un buon sostegno a due passeggeri. Appunto, sicuramente in due si viaggia, direi, senza problemi. Il quinto passeggero, anche se il tunnel centrale è praticamente assente, lo vedete, ci saranno tre dita al massimo, non credo che in cinque appunto si stia così bene, soprattutto per i lunghi viaggi. Faccio vedere, finestrino che si chiude, che si apre anzi automaticamente, e avanza queste due dita di cristallo, e finestrino che in questa versione, come vedete, è anche oscurato. Andiamo avanti e vediamo che cos'altro c'è. Numero 6, e siamo di nuovo qui davanti per parlare, venite, vi faccio vedere, di infotainment. Adesso abbiamo questa nuova strumentazione del tutto digitale per quanto riguarda il cockpit, che Toyota chiama binocular TFT. Ci sono questi due schermi inseriti all'interno di questi quadranti, li chiamo, ma sono appunto rotondi, dove ci vengono fornite le informazioni che troveremmo con le classiche lancette per la temperatura del liquido e il livello del carburante. Qui abbiamo anche la velocità, mentre da qua possiamo tenere d'occhio il lavoro del powertrain. Più nella parte centrale c'è questo piccolo schermo che adesso ovviamente non posso usare. Proviamo a fare
così, eccoci qua, che vedete ci dà tutte le informazioni per quanto riguarda i consumi, ma ovviamente è configurabile, posso andare a tenere d'occhio qualunque cosa. Sistema di infotainment con schermo da 8 pollici, invece questo è il massimo che si può avere. Abbiamo secondo me una grafica che paga qualcosina rispetto alle rivali europee, ovviamente troviamo il sistema touchscreen, ma la risposta non è forse delle più possiamo dire precise, ecco, diciamo che questo in generale giapponesi e coreani rispetto alle europee pagano ancora qualcosina, non è esattamente, passatemi il termine, cool come quello della concorrenza. Comunque ci sono le shortcut, le scorciatoie fisiche da cui poter accedere a tutto quello che ci serve, non si può controllare, però non ci sono rotori, può essere controllato solo tramite touchscreen, ma direi che comunque c'è tutto quello che serve per sopravvivere, è molto chiaro, molto semplice da far funzionare, appunto quello che vi dicevo che forse non ha una interfaccia così da chiappo, possiamo dire. Abbiamo anche però sia Apple CarPlay che Android Auto che sono wireless, e qui in basso invece c'è anche la piastra a induzione per poter ricaricare il vostro telefono. Direi che come dotazione non è per niente male. Numero 7, guidabilità, e qui si apre davvero un mondo, e voglio iniziare secondo me da quello che è l'argomento, che anzi il pensiero che molti di voi hanno in testa, ovvero il famoso effetto scooter, che per un po' è stato, se vogliamo, il tallone d'Achille di queste Toyota ibride. Ebbene, come vi dicevo, progetto del tutto nuovo, adesso siamo in questo tratto un po' più misto, dove il sistema di prima faceva un po' fatica a rendere apprezzabile l'auto dal punto di vista dinamico, ma qui con questa nuova posizione di guida ci si sente più bassi, e questo motore che ha una spinta subito pronta fin dai bassi, il telaio che riesce a reggere abbastanza bene le sollecitazioni, direi che si può anche cominciare a pensare di parlare di divertimento, tolto che per chi vuole esagerare c'è la versione più cattiva che non vi sto a rammentare, ma davvero tra queste curvettine la Yaris sa il fatto suo, e ora non voglio esagerare, però vi dico che magari tornando a casa da lavoro, se vi imbattete in un tratto come questo, sicuramente potete almeno sgranchirvi un pochino. Certo non c'è la connessione che vi darebbe un cambio manuale, per farvi un esempio, ma davvero adesso questo effetto scooter, se vogliamo possiamo chiamarlo così, è stato limato tanto da essere soltanto un accenno, perché fin dalla prima parte di acceleratore si sente molto la, diciamo, il motore elettrico che vi traina fuori, che c'è un effettivo funzionamento del reparto elettrico molto più, possiamo dire, presente. E a differenza di prima, se accelerate con un po' di cattiveria in più, diciamo così, adesso c'è un'effettiva proporzionalità, possiamo dire, tra l'aumento dei giri del motore e la velocità stessa, c'è tanta prontezza, ma poi comunque l'auto comincia a spingere a un livello dove comunque bisogna intervenire prontamente sui freni per riportare la situazione alla normalità. Ma non è soltanto questo l'aspetto che mi è piaciuto anche come è integrato il sistema, quindi la logica di funzionamento in ibrido, ad esempio ripartendo da un semaforo in città in modalità completamente elettrica, l'intervento, anzi l'ingresso, il ritorno della parte termica è praticamente impercettibile a livello di scuotimenti, strattoni o contraccolpi vari, si sente soltanto a livello acustico, fa un pochino più di rumore rispetto a quello che mi aspettavo, ma niente di drammatico, diciamo. Sempre parlando di comfort, beh, vi devo dire che la visibilità è davvero ottima, si paga qualcosa secondo me al posteriore, visto che l'1.8 è un po' basso e perdiamo dei centimetri, cosa che avevo notato anche sulla GR in termini di visuale, con la linea che si crea tra lo specchietto retrovisore e la parte superiore del sistema di infotainment, che nelle curve a destra appunto tolgono un po' di aree di visibilità, ma niente che non si risolva semplicemente spostando la testa. Numero 8, come vedete siamo in autostrada, ditemi voi se c'è un ambiente migliore per parlare dei sistemi di assistenza alla guida, che sono di serie e fanno parte del Toyota SafetySense 2.5.
Lascio il volante a loro, vi ricordo che è soltanto assistenza, quindi siete voi responsabili. Io voglio soltanto farvi vedere come riesca a lavorare bene il cruise control adattivo e il sistema di lane assist con lane centering, per cui siamo al centro della nostra carreggiata. Dopo poco ovviamente mi dice di rimettere le mani sul volante, ma non c'è il ping pong tra una corsia, anzi scusate, tra una linea e l'altra della corsia. Molto preciso, direi molto stabile, me ne ero già accorto quando avevo provato la GR, un allestimento di serie che comprende, come vi dicevo, anche il cruise control con funzione stop and go, quindi da 0 a 180 km orari, e se l'arresto è inferiore ai 3 secondi fa tutto da solo, per il resto basta un piccolo input sull'acceleratore. Ma poi non manca ad esempio la frenata automatica di emergenza con il riconoscimento di pedoni sia di notte che di giorno, e anche di ciclisti, quelli solamente di giorno si spera che ci siano soltanto di giorno, volevo dire. Abbiamo poi anche il sistema di abbaglianti automatici, l'assistenza alla sterzata d'emergenza, l'assistenza sulle intersezioni stradali, e poi ovviamente non manca il sistema che ci avverte del superamento involontario della corsia quando non è in funzione il lane centering. Optional, si può aggiungere qualche chicca, chiamiamola così, ma direi che c'è tutto quello che serve anche per le tratte autostradali. Tratte autostradali dove i consumi, diciamo, soffrono un pochino di più, qui diciamo sui 130 siamo sui 6,2-6,4 litri per 100 km, che comunque è un ottimo valore. Numero 9, consumi, e beh, qui siamo nel territorio della Yaris, una delle sue migliori armi, che dire. Toyota dichiara 2,9 litri per 100 km, ma secondo il ciclo NEDC, ovvio che nella pratica le cose sono diverse, ma per adesso l'auto è, diciamo che comunque mi ha sorpreso positivamente, perché ad esempio in città si riesce tranquillamente a stare su una media di 4,5, ma difficilmente si arriva, e lo dico seguendo il flusso del traffico senza entrare in modalità Fabio Gemelli, Economy Run o cose del genere, dicevo, non si riesce a superare, ad arrivare anzi ai 5 litri per 100 km, quindi siamo tranquillamente sui 21-22 km litro in città. Le cose migliorano nell'extraurbano, dove a velocità come 70-80 km orari si riescono a vedere anche i 3,7-3,8 litri per 100 km. Considerate che adesso siamo in piano, ma quando vi ritrovate di fronte a una discesa o un tratto comunque discendente, togliendo il piede dall'acceleratore, il motore termico si stacca e l'auto continua tranquillamente in elettrico. Prima sono riuscito a fare quasi 4 km totalmente in elettrico, ma sono appunto consumi, ovvio, da computer di bordo, ma non ci sono stato nemmeno troppo attento appunto per vedere dove riuscivo ad arrivare. In questo momento sta segnando 4,3 litri per 100 km, quindi direi che su questo punto di vista avremo modo di approfondire, ma per adesso possiamo tranquillamente promuoverla. Ci siamo quasi, prima dell'ultimo punto però vorrei dirvi anche le cose che mi sono piaciute meno in questi primissimi chilometri. Ovvio che per parlare di difetti bisognerebbe percorrere molta più strada, ma direi che per quanto riguarda il feedback del freno c'è ancora, e questo diciamo ormai è diventato una cosa che vale per tutte le auto ibride, questo feeling un po' spugnoso nella prima parte della corsa, che è comunque in generale qualcosa di totalmente diverso rispetto ai freni delle auto normali, ma comunque l'auto frena, si ferma, funziona, bisogna soltanto fare l'abitudine con questo sistema. Per il resto è l'esperienza dal punto di vista dell'acustica che mi ha lasciato, se vogliamo, meno soddisfatto, perché il motore funziona bene, è praticamente impercettibile quando ricomincia a funzionare, ma è un po' più rumoroso di quanto mi aspettassi, ed è un po' più rumoroso rispetto anche a tanti altri tre cilindri, tolto che non ci sono assolutamente vibrazioni, quindi è più quello che si percepisce con l'orecchio che non con il tatto, dal punto di vista dell'inerzia, della dinamica, insomma. Stessa cosa vale per gli ammortizzatori, lavorano molto bene, un ottimo compromesso tra comfort ma anche tenuta, sostegno, però anche qui sulle buche è l'orecchio quello che paga un pochino di più. E la stessa cosa vale anche per l'aerodinamica, dove qui effettivamente da una certa velocità in poi possiamo dire dai
100-110 km si cominciano a percepire un po' di frusci che invadono l'abitacolo. Number 10, e direi che ci siamo. Prezzi e allestimenti: si parte da 17.200 euro per la variante con il 1000 a tre cilindri e si sale a 21.500 per questa, che ovviamente è la full hybrid. Ricordatevi che ci sono i Toyota Hybrid Bonus garantiti almeno a quanto ci hanno detto per tutto il periodo di lancio, 3.500 euro in caso di rottamazione, che possono essere sommati agli incentivi statali almeno per quanto riguarda questa tipologia di veicoli. Sono tante anche le versioni e gli allestimenti che si possono avere. Per il tre cilindri ce ne sono tre: Active, Trend e Dynamic, mentre per questa si sale a 5 con Active, Trend, Lounge e Style e anche Premiere, il modello che abbiamo guidato noi. È una sorta di full optional, si porta dietro praticamente il 80 quasi il 90% del catalogo e costa all'incirca 25.000 euro. Detto questo, allora direi che tocca a voi, lascio la parola nei commenti a chiunque voglia darmi la sua impressione su questa quarta generazione di Toyota Yaris, e per tutti quelli che se lo sono chiesti durante il video, sì, esatto, siamo a Waterloo, quella è la collinetta dove c'è il monumento in onore del buon Napoleone, che proprio qui vide capitolare la sua incredibile serie di conquiste. E con questa perla storica è tutto, ci vediamo al prossimo video, un saluto, ciao ciao!